Oh, bentornati bimbi in questo nuovo episodio su The Long Dark. Nello scorso episodio ci siamo lasciati dopo aver salvato Gwen ed essere andati alla ricerca dei nuovi tre superstiti. Ne abbiamo preso solo uno, poi dovevamo fare anche la scorta per riempire l'armadio delle scorte, ma ovviamente, come vi avevo detto, l'ho già fatto off camera, quindi ci ho speso quasi 2 ore e mezzo per trovare gli altri due superstiti e per fare tutte le altre scorte, la legna, il mangia, insomma, un casino, ragazzi. Ma prima di partire con questo video, come sempre, mi piace commentare. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. E quindi ricominciamo da qui. Ricominciamo da qui. Ho portato tutti e tre i superstiti, ho riempito tutto l'armadio delle scorte e quindi adesso possiamo parlare con Padre Thomas. Bene, vediamo cosa c'ha da dirci. Padre Thomas. Padre Thomas, eccolo qua. Thank you for your efforts. You have likely saved the lives of all these people. They now have a fighting chance to pass through this storm. You have done God's work here, and He will forever look favorably upon you. Thank you, Father. Do you think while looking favorably on me, He could also help me find a way out of here? As I said, the usual paths are blocked. But the blizzard, it may have displaced enough snow to... To what? There is another route. It's a dangerous one. Through the mountains. I'll take my chances. I really need to get to Perseverance Mills. If things are this bad here, they'll be worse. Look, I just need to get there. Can you help me? An entrance to the old coal mine. If the blizzard moved enough snow, you might be able to get in there. It passes through the mountain. After that, you'll find the highway. It follows the coastline. Follow the highway, and God willing, you'll get to Perseverance Mills. Here, I'll draw it on your map for you. Thank you, Father. Beh, quindi il pattern da seguire è sempre più o meno lo stesso. And if you'll permit an old priest an indulgence, I'd like to share some wisdom with you. Go ahead, Father. Your burden. I see it weighs heavily on you. I don't know what you mean. Yes, you do. You do not have to carry it alone. Look, thank you, Father. But religion isn't really... I don't say this as an attempt to sway your thinking or help you find faith, but find something, someone, to help with your burden. Otherwise, it will consume you. Look around you, Father. I think the Lord may have his hands full right now. Whatever burdens I may have, they're mine to bear, and mine alone. However crowded his table, there is always a seat for you, my child. I'll keep it in mind, Father. Here, you should take this back. Keep it, my child. I fear you will have need of it before this long winter is done. Beh, va bene, grazie. Non mi serviva in realtà, però grazie, va bene. Allora, abbiamo una mappa di Pleasant Valley per arrivare a Perseverance Mills. Ora, ovviamente. Hello, Molly. Wow, I hate to be a foregone conclusion. Well, I don't seem to get a lot of other calls out here. I want to know something. Why did you work so hard to help those strangers? Would they have done the same for you? I have no idea. Probably work all day every day. Bust your ass to help people, delivering babies or researching or whatever it is you do. Does anyone really notice? I'm not sure, but I don't do it for that. You don't do it for recognition because you don't get any. What is this about, really? I could have been something, too.
Something more than a farmer's wife. Something more than a cattleman's daughter. I'm sure you could have, Molly. Don't patronize me. I could have been something, but I let him stop me. I let myself be small so he could feel like somebody. I gave up everything for him, and to him, I didn't even exist. Per Luigi. I let him make me small, less than nothing. What happened to him, Molly? You wouldn't understand. Did he hurt you? Did you kill him? Ah, per il marito. There's different ways to hurt people. Some ways heal, other ways never do. And I told you, the wolves killed him. Never mind that. I called to tell you something. What did you call to tell me, Molly? There's an old radio tower. On the top of the hill, overlooking my farm, you can see the tower from my porch. Not sure if you can get it working, but the radio up there would be good enough to reach Perseverance Mills. You can maybe find out about your guy. The precious mystery thing that you hope he has. A radio? But why'd you wait so long to tell me? Infatti, ma poteva di prima, no? I didn't know if it'd work. And also, girl gets lonely out here, I guess. It was nice to have someone to talk to. Ma perché me lo dice adesso? Poteva dirmelo tranquillamente 2-3 gameplay fa. Oddio. Mo dobbiamo ritornare di là e poi andare verso la cosa delle miniere per poter arrivare a Perseverance Mills. Mamma mia. Ma perché così? Perché fare tutti sti giri? Ho capito. Cioè, sono veramente due gameplay che mi faccio da tutta la mappa. Mo devo farmela di nuovo per poter fare di nuovo sempre le stesse cose. E dai, e che palle. Ecco la tormenta, bene bene. Ora mi dite dove devo andare gentilmente, eh? Ah vabbè, devo per forza andare. Cioè devo per forza andare, non c'è... Vai a Signalil, vabbè. Quindi me ne devo tornare. Devo tornare di nuovo indietro. E beh, è giusto, no? Mi sembra proprio... E va bene. Tra l'altro mi sono rimasti veramente pochissimi colpi di pistola e ne ho un caricatore pieno più due, basta, poi non c'ho nient'altro. Poi no, che palle, di nuovo i lupi. E che rompimento di cazzo. E dai, dai, l'ultimo, forza. Venga di nuovo, venga. Dov'è? Ecco qua. Ok, è andato via. Perfetto. Oh, ricarichiamo. Eccola. Ciao, salve, arrivederci. Sperando che siano gli ultimi, perché se no qua ci moriamo veramente. Perché poi non ho nient'altro con cui difendermi. Perché mi sa che non abbiamo neanche più i... come si chiamano? I flash. Come si chiamano? Non mi ricordo. E quindi i razzi, qualcosa del genere, insomma, comunque. E sarebbe veramente brutto poi morire così e dover ritornare indietro all'ultimo salvataggio disponibile e utile per poter rifare di nuovo la stessa cosa. Certo, non sarebbe proprio il caso, non sarebbe proprio il caso. Quindi spero vivamente con tutta la mia forza. Ah, vabbè, se allora se possiamo andare di qua direttamente dal, diciamo, dal bosco. Oh, forse siamo arrivati. Oh, finalmente la torre radio. Sì, 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 sì. Dov'è l'entrata? Guarda quante scorte. Oh, che bello. Bene. Sì, sì, non mi interessa la cosa. Voglio vedere che cosa c'ha questo. Cartucce revolver, bene, perfetto. Ok, siamo veramente messi male. Con un segaccio, sì, realmente. E dovremmo riscaldarci e quindi lo faremo adesso, accendiamo il fuoco, ci riscaldiamo un po', prendi fuoco.
Non abbiamo esche. Oh no, come non abbiamo esche? Oh no. Non abbiamo esche. Bene, perfetto. Non possiamo fare nulla. Entriamo. Ok, dobbiamo usare la radio. Sì. Ah, eccola la radio, eccola. Yep, the radio is sure dead. Well, that trip was a waste. I should get some shut eye. Strike off for the mine Father Tom mentioned in the morning. It's time to say bye to Pleasant. Eh beh, sì, bisogna aspettare la notte, così funziona tutto poi. Con l'elettricità che c'è durante la notte. Ah, radio. It's working. I can't get anything. Come in. This is Perseverance Mills. Hello? Come in. Hello? Can anyone hear me? Is this the radio station at Perseverance Mills? Can you hear me? We need help. There's some kind of quarantine situation. Hello? Mackenzie. What do you mean quarantine? Mackenzie, is that you? Is there a doctor with you? We need a doctor. Or medical assistance. Anything. I can hear him, but he can't hear me. We're cut off. Alive. Damn, Mackenzie. You're alive. And on your way to Perseverance Mills. I've got to get there. Ah, ma quindi questa cosa è successa contemporaneamente alla vicenda di Mackenzie. Quindi noi non siamo nel momento dopo. Entra nella miniera e lascia Pleasant Valley. Una volta nella miniera non potrai tornare a Pleasant Valley, va bene. Vabbè, abbiamo finito con tutte queste smancerie, queste cose, speriamo che trovi la pace, così e così. Ma che cazzo me ne frega a me di questa? È stata pure una bastarda, ha ucciso il marito, questo e quell'altro, dice che non lo rimpiange, che non ha que... Ma vaffa! Ma vai a fare... Ma vai, vai. Allora, ci serve un'esca per il fuoco. Perché altrimenti qua non ne usciamo bene. Altrimenti qua veramente non ne usciamo bene. E acceleranti ne abbiamo. L'unica cosa che ci manca, ripeto, sono queste cose. Allora ragazzi, noi per arrivare qui all'entrata delle miniere dobbiamo fare questa strada qua. Dobbiamo arrivare qui, entrare qui e fare tutto questo giro. Che bello! Quindi dobbiamo ritornare, indovinate un po' dove? Ovviamente a Thompson Crossing, ovviamente. E quindi dobbiamo rifarci di nuovo tutta questa bella strada. Che bello ragazzi, che bello. Sono proprio contento. Sono proprio contento di rifarmi di nuovo tutta la strada a ritroso. Che bello. Eh no, e basta con sti lupi. Ma avete rotto il cazzo però. Oddio, ce l'avevo vicinissimo. Ok, svaniti. Ma dopo questa tormenta, ragazzi, non si vede un cazzo. Non si vede un cazzo. Non so neanche dove sto andando. Non si vede niente. Ma veramente niente. Ok, eccolo. No, 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 risali, risali. Ok.
Non riesco a seguire il sentiero. Non riesco a seguire il sentiero. Veramente. Non si vede niente. Con tutta questa tormenta. E soprattutto la mia temperatura corporea scende in una maniera incredibilmente veloce. Forse perché è notte. Probabilmente sì. Probabilmente anche perché è notte. Quindi già fa freddo di suo. Poi anche la tormenta. Abbiamo fatto unplane, abbiamo fatto di tutte le condizioni peggiori e sfavorevoli di questo mondo. No. Ok. No, che non vedo un cazzo. Due. Via. Ok, grazie. Ma dove veramente, ragazzi, non si vede niente. Non vedo nulla. Non so neanche dove sto andando. No, appena arriviamo lì a Thompson Creek Valley Rock ci fermiamo per la notte. O comunque ci fermiamo dove c'era la sala comune, dove c'era il prete, e cerchiamo di rimpinguarci un pochino, di riscaldarci, di far passare la notte, perché qui veramente rischiamo di non arrivarci, rischiamo veramente di non arrivare da nessuna parte. Io, ragazzi, veramente non capisco dove sto andando, non riesco a capire nulla. Ecco, rischio di cancellamento anche, perfetto. No, ragazzi, non capisco dove sto andando. Non si vede a un palmo di distanza, non si vede. Ok, finalmente siamo ritornati qui. Finalmente il nostro punto di salvezza. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Oddio mio. Siamo rimasti solo con 3 colpi di pistola. E quindi se dovessimo incontrare altri lupi, e ho come l'impressione che ne incontreremo altri, e saremo veramente in grosse difficoltà. Ma se non sbaglio abbiamo anche i colpi dei razzi, i bengala da sparare con la pistola lanciarazzi. Quindi, ragazzi, io chiudo qui e vi do appuntamento a venerdì prossimo per scoprire se finalmente arriveremo a Perseverance Mills. Ma prima di arrivare lì dovremo passare per la strada delle miniere, e sono sicuro che anche lì incontreremo tante difficoltà. Detto questo, ragazzi, io do appuntamento ad un prossimo video, e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao, ragazzi.